Benvenuti in questi nuovi tutorial di questo slicer 3D che si chiama Idea Maker. Abbiamo visto un po' tutto quello che serviva per cominciare a creare dei profili di stampa in modo da semplificarvi la vita nell'ottenere stampe 3D. Possiamo impostare un parametro, quindi andiamo in Crea e diamogli subito un nome. Diamogli subito un nome ed identifichiamo subito un tipo di oggetti che possiamo trovare e quindi creiamo un insieme. Creiamo un insieme chiamato ingranaggi e piccoli componenti. È un profilo che rende l'oggetto esteticamente bello, preciso dal punto di vista dimensionale, solido anche dal punto di vista della resistenza meccanica. Andiamo in avanzato, subito diretto. Andiamo nei layer, vediamo subito di diminuire il layer e l'altezza del layer con cui stampiamo. Se stampiamo oggetti piccoli, molto piccoli, potremmo usare 0.06. Comunque utilizziamo per il tipo di oggetto che andremo a fare, cioè componenti che non sono più piccoli dei 2 o 3 cm, utilizziamo 0.1. Come numero di pareti gliene mettiamo solo una, questo valore glielo lasciamo così, poi andiamo nella sezione del primo layer e diciamogli di stampare il primo layer a 0.2, un po' più grosso del layer generale. La velocità dello strato la imposterei sui 25 mm al secondo e il flusso del primo strato lo alzerei di qualche punto. Sempre un po' più alto il flusso del primo strato. Questo per garantire che il componente o l'oggetto, anche se piccolo, rimanga attaccato al piano di stampa. Andiamo sulle velocità, utilizziamo queste velocità che sono più o meno standard, nel senso che terrò più o meno sempre a questa velocità, nel senso che possono variare di 5 o 10, ma rimangono più o meno sempre rapportate nello stesso modo. La parete esterna la farei sempre a 25, la parete interna a 40 e poi la velocità standard a 50 mm al secondo. La velocità del movimento eventuale dell'asse Z, che immagino sia per esempio lo Z op, è 25 mm al secondo. In X e Y, quindi il travel speed, la velocità di spostamento è 100 mm al secondo. Questa con alcune stampanti forse dovrebbe essere abbassata di 10. Andiamo nella sezione dell'estrusione. Diciamogli che stiamo lavorando con un ugello da 0.4, se usiamo lo 0.4, io ho dei componenti piccoli e degli ingranaggi, comunque li stamperei a 0.3. Vedete che non c'è neanche più il problema di utilizzare un multiplo dell'ugello nelle pareti. Perché? Perché io gli dico di mettermi una sola parete e di lavorare con una parete da 3. Lui sa che una parete è già da 0.3, non devo più dirgli 0.3, 0.6, eccetera, eccetera, ma devo solo dirgli quante pareti. Poi nella retrazione ovviamente la abilitiamo con una velocità 35 mm al secondo, una distanza di 7 mm. Questo valore dipende dalla stampante che utilizzate. Se state utilizzando un estrusore Bowden, ovvero con un cannettino di PTFE che distanzia di molto l'estrusore dall'hotend, allora usate 7. Tipo una CR10 potete usare 7. Se invece utilizzate una stampante diretta, tipo una Prusa, dovete mettere 2.5 o 3. Poi vediamo se impostarlo Z-Op o no. Ma di base lo lascerei a 0 anche per oggetti piccoli. Andiamo sul riempimento, che deve essere assolutamente riempito al 100%.
e una velocità del riempimento che abbasserei un attimo, metterei a 50 mm al secondo. Il flusso del riempimento lo varierei e lo metterei a 98 perché, per evitare che sbordi fuori il materiale. Ho visto che tendenzialmente è meglio stare un po' più basso di flusso rispetto allo standard che c'è. Il tipo di riempimento è praticamente indifferente. Io utilizzerei, come sono abituato ad utilizzare, una griglia. Potete fare le vostre prove e provare i vari riempimenti. Magari alcuni riempimenti tengono di più di altri. La cosa importante, però, per la tenuta di un oggetto è l'angolo e l'inclinazione che ha l'oggetto sul piano di stampa e la temperatura con cui viene estruso, con il flusso con cui viene estruso, per esempio, anche. Invece andiamo sui valori alti e bassi che fanno parte dell'infill. Voglio 5 strati superiori, sì, voglio 5 strati inferiori, va bene. La velocità della parte alta la porto comunque a 50 e della parte bassa la porto comunque a 50. Il flusso invece della parte alta e della parte bassa lo lascio a 100. Come è fatto il mio strato superiore e inferiore, io gli dico a linea. Potete anche qua variare e scegliere quello che più preferite. Vedrete poi nello slicing la differenza di uno piuttosto che un altro. In questi corsi comunque li vedremo un po' tutti. Adesso stiamo impostando un profilo che è il profilo per degli oggetti piccoli e degli oggetti e dei componenti. Oggetti piccoli e componenti che devono essere anche un po' resistenti. Il supporto io lo abiliterei sempre di base, ma poi nei comandi ci sono delle spunte per eliminarli in caso non serva e andrei su un riempimento, un supporto di tipo normale. Le linee sicuramente sì, ricordiamoci di inclinare l'oggetto di 45 gradi sul piano di stampa. La velocità del supporto va bene a 50, poi l'altra cosa che si potrebbe modificare è l'offset. Stiamo stampando oggetti piccoli, la distanza che c'è tra il supporto e il mio oggetto voglio che sia più di voglio che sia meno di 0,7, metterei 0,5, soprattutto perché sto usando un ugello piccolo che è 0,3, quindi tengo il supporto più vicino in X e in Y al mio oggetto. Ricordo che se doveste avere dei dubbi, se non capite qualcosa, comunque potete nei commenti chiedermi tutto quello che volete. Se volete dare un contributo al mio video, quindi fate una domanda o chiedetemi qualcosa in modo sensato. Quanti strati di spazio ci sono fra il supporto e il mio oggetto? Nella parte alta, quindi ne voglio uno, va bene, anche nella parte bassa va bene uno, e il flusso del mio supporto, 100% va bene. Eventualmente terrei un 95 in modo che le stampe vengano pulite dai supporti in modo più semplice possibile. Andiamo su l'adesione al piano di stampa. Se sto stampando oggetti piccolini e dei componenti o degli ingranaggi comunque di base piatta e sono cose che comunque devono funzionare a livello meccanico e le misure devono tornare, in questo caso utilizzerei solo una linea esterna. Anzi, ne metterei 5 di linee esterne all'oggetto, ma senza brim. Vuol dire che il mio oggetto, quando lo stacco, è già pronto per essere usato. Eventualmente bisogna togliere i supporti. Poi andiamo a vedere il raffreddamento di stampa. Se sono dei componenti comunque piccolini, la cosa è che questi valori li tenete sempre così, abilitate il 100% e andate a variare questa cosa. Eliminiamo subito questo plugin che abilita l'evento del 100% al secondo layer, lo rimuoviamo e andiamo a dirgli: io voglio che al primo layer, vabbè, è a 0, al secondo layer invece comunque rimane a 0 e per i primi 5 layer rimane a 0. Dal quinto alza la ventola al 35%. Poi al livello invece numero 20 vai a 50. Aggiungo e poi quando arrivi a
al livello numero 40 me la spari al 100%. Questo che cos'è che serve? Serve a non far raffreddare la testina, ma accendere le ventole al massimo. Capita con stampanti reprap o comunque con stampanti che vi autocostruite che in fase di stampa la temperatura si abbassi un po'. Questo dipende dalla ventilazione perché magari convoglia l'aria tutta sul blocchettino riscaldante, quindi ho preso l'abitudine di alzarle pian piano. Io con cura avevo solamente una possibilità di alzare la ventola. L'alzavo dopo magari 10 mm, dopo i 5 mm. Teniamo questa scaletta buona per il tipo di oggetto che stiamo facendo. Come temperatura del piano di stampa metterei 0 subito e come estrusione, la temperatura di estrusione andrei sui 220. Temperatura alta perché voglio che la resa meccanica sia alta. Eventualmente questi valori qua, se potessimo tenerlo a 215, potrebbero valere anche per il PLA Alpha Plus. Io sono rivenditore di Filo Alpha. Filo Alpha è un'azienda che produce filamento e è nel settore della plastica da molti molti anni e ha prodotto l'Alpha Plus, che è un materiale stampabile facilmente come il PLA, ma con delle resistenze molto molto alte, resistenze meccaniche e resistenze termiche. Andiamo in avanzato. Qua abbiamo detto che non tocchiamo mai niente, non tocchiamo mai niente, nel senso che cominciamo a fare i primi test così. Abbiamo finito di impostare i parametri, clicchiamo su OK. Questo qua è il nostro template che stavamo creando. Vedete che si sono aggiornati i valori e cliccando su OK io salvo il mio profilo di stampa. Con molti più parametri di cura, con parametri un po' più forse semplici, ma con uno slicing per me migliore. Se le possibilità di questo slicer vi affascineranno e mi darete anche dei feedback positivi, io oltre che quei 10, 15, 20 video che ho fatto, continuerò a farne altri. E soprattutto, se mi darete dei feedback positivi anche voi, continuerò a stampare con quello anche in azienda, nel senso che voglio diventare professionista anche di quello. Abbiamo fatto 2 o 3 anni a stampare con 2 tipi di slicer e siamo diventati professionisti con quel programma lì, perché ci sono tante cose che si differenziano da uno slicer con l'altro. La questione degli slicer è una cosa che dovrebbe affascinarti perché c'è un programma che prende il modello 3D, lo inserisce e lo fa a fette. Slicing, lo fa a fette. Lo fa a fette e quindi vedi ogni fetta com'è fatta. Quindi vedi come fa la stampante a stampare, vedi tutto il percorso che fa e